Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. Proseguono a tappeto i controlli dei militari dell'arma di Sala Consilina al comando del capitano Emanuele Corda, controlli nell'ambito di servizi finalizzati a reprimere i reati al codice della strada. Ma sentiamo il servizio. Proseguono a tappeto i controlli dei militari dell'arma di Sala Consilina nell'ambito di servizi tesi a reprimere le violazioni al codice della strada. Nel dettaglio, nel weekend appena trascorso, i carabinieri del comando compagnia, guidati dal capitano Emanuele Corda, hanno identificato circa 100 persone, controllato 70 mezzi ed elevato 20 contravvenzioni. Ad avere la peggio un giovane neopatentato di Sassano, a cui è stata sequestrata la patente di guida. Il ragazzo è stato sorpreso alla guida di un'auto di cilindrata superiore a quella prevista dalla legge. Nel corso dei controlli nei pressi dei principali locali notturni di Sala Consilina, inoltre, sono stati sottoposti ad accertamento etilometrico circa 20 giovani. Di questi, tutti hanno avuto esito negativo. Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica a Sanza. I soliti ignoti si sono introdotti in una abitazione ubicata tra via Valdagri e via Santo Stefano, portando via oggetti preziosi e contanti per un centinaio di euro. A fare la mara scoperta è stata la proprietaria. Solo due mesi fa i malviventi avevano preso di mira un'abitazione in pieno centro, rubando tra le altre cose 5 fucili ed i soldi contenuti nella cassaforte, asportata dal muro. In corso le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire all'identità dei responsabili. E ancora cronaca. È stata rubata la statua della Madonna delle Lacrime a Monte Corice. Il furto è avvenuto la notte scorsa in zona Ripe Rosse. La cappella in cui si trovava la statuetta era stata fatta realizzare più di 20 anni fa da una famiglia per una grazia ricevuta. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire ancora una volta agli autori del furto. E invece nel pomeriggio di sabato, durante i servizi di vigilanza che i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell'Aquila insieme alla Polizia Militare presso la Brigata Alpina Taurinense di Torino stavano svolgendo nel corso dell'80ª adunata nazionale Alpini, una borseggiatrice di Eboli, la 50enne Angelina Marotta, è stata arrestata per rapina impropria. La donna, già nota alle forze dell'ordine, era partita alla volta dell'Aquila per rubare portafogli. In piazza San Marco la Marotta si è avvicinata ad un alpino in congedo di 61 anni e gli ha tirato fuori dalla tasca posteriore dei pantaloni il portafoglio con i documenti personali e circa 200 euro. La donna però è stata bloccata dai carabinieri che avevano notato il gesto. La 50enne ebolitana è stata infine trasportata presso la casa circondariale Castrogno di Teramo. E invece il comitato di quartiere Mattina Tufariello di Auletta scrive alla provincia di Salerno, alla regione Campania, al prefetto e all'ANAS, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai comuni di Auletta, Buccino, Caggiano, Polla, Salvitelle e Pertosa in merito ai lavori di messa in sicurezza della ex strada statale 19 Ter. Il 13 giugno del 2013 infatti è stata stipulata una convenzione tra la provincia e l'ANAS in cui quest'ultima finanziava il primo stralcio per un importo pari a 1.500.000 euro e la provincia si impegnava a finanziare invece il secondo stralcio per la stessa cifra. Nel marzo del 2014 è stato pubblicato il bando di gara relativo al primo stralcio da parte del provveditorato alle opere pubbliche della regione Campania e Molise ed è stato in seguito aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori alla ditta Consorzio Stabile Policost di Roma. Il comitato di quartiere chiede ora agli enti interessati i motivi del ritardo relativi all'inizio dei lavori, tenendo conto che le già pessime condizioni della strada sono di recente peggiorate, le ragioni per le quali il secondo stralcio della strada in parola non risulta ancora inserito tra gli interventi urgenti finanziati dalla provincia di Salerno e dalla regione Campania, soprattutto in via definitiva la data di inizio e fine dei lavori affidati.
Diverse invece sono le anomalie negli incassi e motivazioni di denaro non autorizzate tra le motivazioni che hanno indotto la giunta comunale di Polla a rescindere il contratto con la società affidataria del servizio di gestione delle entrate comunali. Ma sentiamo. Anomalie negli incassi e movimentazioni di denaro non autorizzati. Sono queste le motivazioni che hanno indotto la giunta comunale del comune di Polla, presieduta dal sindaco Rocco Giuliano, a rescindere il contratto con la società affidataria del servizio di gestione delle entrate comunali ed in particolar modo dei servizi di accertamento e riscossione coattiva di ICI, IMU, TARSU, TIA, TARES. Alla base della rescissione contrattuale, che ha effetto dallo scorso 1 maggio, stando a quanto riportato nella delibera, ci sarebbero numerose criticità relativamente al rispetto del contratto e alla corretta gestione del servizio, ed in particolar modo omissioni, ritardi e comunque la cattiva qualità del servizio offerto. Nel provvedimento della Giunta viene messo in evidenza anche che la decisione di porre fine al rapporto con la società è frutto, si legge sempre nella delibera, non solo della qualità del servizio fornito, ma anche del recupero dei tributi. A ciò si aggiungono alcune anomalie sugli incassi e la conferma da parte della stessa società che il loro procuratore aveva effettuato delle movimentazioni senza l'autorizzazione dell'ente. Movimentazioni non autorizzate per un importo di poco superiore ai 31.000 euro. Su questo punto la società in questione ha provveduto alla regolarizzazione delle poste contabili rinunciando al pagamento dei propri compensi fino alla completa compensazione delle somme movimentate senza autorizzazione. L'amministrazione comunale ha tentato una soluzione bonaria dei problemi sorti e a tal proposito era stato sottoscritto un verbale d'intesa per concordare la calendarizzazione delle attività da svolgere. Tentativo però non andato a buon fine perché le attività calendarizzate, si legge ancora nella delibera, non sono state portate a compimento e le inottemperanze da parte della società stanno paralizzando le attività degli uffici con conseguente rallentamento dei flussi finanziari dell'ente. Con queste motivazioni la Giunta ha deciso di conferire l'incarico ad un legale per il recupero di eventuali crediti e la risoluzione del rapporto a partire dal 1 maggio 2015. Il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone dichiara illegittime alcune gare di appalto coordinate dalla società ASMEL Consortile SCARL, nata negli anni 90 con lo scopo di gestire gli appalti dei comuni con meno di 5.000 abitanti, a cui aderiscono oltre 450 comuni in tutta Italia, tra cui Caggiano. Una bocciatura non da poco se si pensa che al momento sono 45 le procedure gestite da ASMEL per conto dei comuni aderenti all'iniziativa e che nel corso degli anni le gare promosse per conto dei comuni sono state centinaia, si legge in un articolo pubblicato di recente. Ad esempio ASMEL ha gestito 152 gare d'appalto per un valore di 39,2 milioni di euro tra maggio 2013 e febbraio 2014. E cambiamo questa volta decisamente pagina, spostiamoci sulla pagina degli eventi. Giorgio Mario Nigro conferma il primato nella classifica del circuito Cilento di corsa, ma sentiamo il servizio. Giorgio Mario Nigro conferma il primato nella classifica del circuito Cilento di corsa. Il 28enne portacolori della Running Club Atletica Camerota si è aggiudicato con il tempo di 26.31 la quarta edizione della Corrivilla a Mare, gara FIDAL di 8 km, valida quale seconda tappa del circuito 2015. Distaccato di 15 secondi dal vincitore Matteo Viggiano, Avis Lagonegro, sul gradino più basso del podio Donato Marotta, Agropoli Running, a 23 secondi. Anche tra le donne una solo. A trionfare Gioconda di Luca, SD Amatori Vesuvio in 34.38, su Daniela Capo, Agropoli Running a 1.28 e Rosanna Murano, Metal Fair Runner Polla, distaccata di 1.49. Predominio della podistica San Giovanni a Piro, Golfo di Policastro nella graduatoria squadre. 2.218 punti per i Verdi contro i 2.097 dell'Atletica Camaldolese e i 1.402 della Running Club Camerota. Si è svolta ieri la cerimonia di intitolazione ad Antonio Cerasuolo nell'area verde in via Fontanelle a Montesano sulla Marcellana, un tributo al giovane montesanese scomparso prematuramente nel 2011, a soli 20 anni, a cui da oggi è dedicato il nuovo spazio pubblico adiacente al campo sportivo. Presenti alla cerimonia il sindaco Donato Fiore Volentini ed alcuni componenti dell'amministrazione, i familiari del giovane, il padre
parroco di Montesano, Don Maurizio Esposito e numerosi cittadini giunti a testimoniare ancora una volta la vicinanza per un giovane da sempre ricordato con grande affetto. Un modo dunque per farli rivivere nel cuore di tutti sono state le parole pronunciate dal primo cittadino. E invece, in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, Piazza Edico 40 a San Pietro Altanagro si è trasformata nella Piazza dell'Amore. L'amministrazione comunale ha infatti organizzato l'iniziativa dal titolo I colori dell'amore, il ricordo delle vittime del pregiudizio e dell'omofobia, per lanciare ai giovani studenti di San Pietro Altanagro un messaggio forte e importante. Love is love, l'amore è amore, in tutte le sue forme. Dopo l'arrivo in piazza dei giovani studenti di San Pietro si è tenuta infatti una preghiera per tutte le vittime dell'omofobia in compagnia del parroco Don Franco Maltempo. Un breve dibattito ha poi spiegato ai ragazzi il termine omofobia ed è stato seguito dall'attività Diamo libero sfogo alla fantasia, realizziamo la piazza dell'amore. E restiamo sempre sulla pagina degli eventi. Continua l'iniziativa Libreria per la Pediatria all'ospedale Luigi Curto di Polla, messa in piedi dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con la libreria Ex Libris Café. È possibile infatti acquistare o donare un libro che rimarrà poi negli scaffali della biblioteca del reparto di pediatria del Luigi Curto, a disposizione dei piccoli pazienti, per un percorso di guarigione impreziosito dalla lettura. I turni nelle sedi della Croce Rossa Italiana fino all'11 giugno saranno presso la sede di Polla in Piazza Ritorto il lunedì dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 17 alle 20 e sabato dalle 10 alle 12 e 16-19. Invece presso la sede di Teggiano in località Pantano il martedì dalle 17 alle 18.30, il mercoledì alle 10.30 fino alle 12 e il giovedì dalle 10.30 alle 12. Presso la sede di Sala Consilina invece è possibile sostare in località Cappuccini il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19. Nella sede di Sant'Arsenio invece dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30. Ed è successo per l'orchestra giovanile di fiati dell'Istituto Comprensivo di Montesano sulla Marcellana, diretta dal maestro Donino Gaudieri, al Secolo Junior Band Festival, svoltosi nel weekend a Jesolo e che ieri ha aperto il Festival Nazionale Yamaha Orchestrando presso il Teatro Vivaldi, una prestigiosa occasione per i 21 piccoli musicisti che hanno rappresentato anche il Vallo di Diano, in un complesso ma entusiasmante percorso grazie anche al loro impegno e partecipazione a numerose iniziative pubbliche nel corso dell'anno. Il corso musicale rappresenta un fiore all'occhiello grazie al progetto Orchestrando, nato nel 2013 da un lavoro di sinergie tra l'amministrazione comunale, la dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo e la scuola di musica Musifocus. In giro invece dei Tre Mari 2015, giunto quest'anno la sua 11ª edizione, il prossimo 29 maggio farà tappa a Policastro Bussentino. Ma sentiamo il servizio. L'11esimo giro dei Tre Mari 2015 farà tappa a Policastro Bussentino il 29 maggio. Gli appassionati di Vespa approderanno nel suggestivo porto di Policastro nel pomeriggio di venerdì 29 e da qui ripartiranno la mattina di sabato 30 direzione Polla. L'evento, patrocinato dal Comune di Santa Marina, dalla Proloco Buxentum e organizzato dalla Vespa Club Bari, raccoglie circa 200 appassionati di Vespa provenienti oltre che dall'Italia anche da altre parti del mondo. Ci saranno infatti dei rappresentanti della Francia e dell'Inghilterra. La manifestazione, giunta quest'anno all'11ª edizione, consiste in un tour del Sud Italia attraverso quattro regioni, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata, e Tre Mari, Adriatico, Ionio e Tirreno. Il raduno internazionale itinerante low cost arriverà il 29 pomeriggio a Policastro Bussentino. I 200 vespisti ripartiranno sabato mattina alla volta di Polla nel Vallo di Diano. La manifestazione durerà 4 giorni, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno, e si concluderà con il rientro nel capoluogo pugliese. E adesso invece passiamo allo sport. È tempo di verdetti nei campionati di calcio campani, ma sentiamo il prossimo servizio che fa proprio il punto della situazione. Ascoltiamo.
È tempo di verdetti nei campionati di calcio campani. In eccellenza il Sant'Agnello sticca in casa contro lo Scordia e rimanda un vero e proprio miracolo di recupero nella trasferta siciliana fra 7 giorni. Nel campionato di promozione invece grande festa in costiera per la vittoria della finalissima playoff. La vincente gara, svoltasi nella frazione di Monte Pertuso di Positano, ha visto un 3-2 a favore della San Vito contro il Calpazio dopo i 90 minuti ed un grandissimo entusiasmo dinanzi al proprio pubblico per un traguardo storico. In prima a passare dopo la regular season in promozione il Canalonga, mentre i playoff potranno disputarli solo per effetto della distanza dei punti il Vigor Castellabate e la Pollese, anche se il giudice sportivo potrebbe sconvolgere le posizioni di verdetti per effetto di alcuni ricorsi non ancora pronunciati. A retrocedere sono in 3 Alfanese, Controne e Real Contursi, mentre l'ultima squadra verrà fuori tra il Cardile e la Gregoriana nella gara playout. In seconda categoria grande festa a Padula per la promozione in prima al termine della gara contro il Vibo Villa di Mister Caputo. Il risultato di 5-0 ha premiato un gruppo compattissimo e di tutti atleti del comune certosino. Visibilmente commosso il mister Paolini in serata per la consegna dei premi ai protagonisti della stagione sportiva. Per il mister 5 scudetti cuciti sulla sua maglia personale padulese, il primo da giocatore ed altri 4 da tecnico. Assegno Rotunno, Polito e Ferrara nel primo tempo, al secondo sul rigore il capitano Astorino ed infine Moscarella per il quinto ed ultimo a pochi minuti dalla fine. A festeggiare in campo un pubblico numerosissimo che aspettava con trepidazione la fine per poter far partire il corteo per le vie della città. Intanto sempre ieri a vincere la gara per approdare direttamente alla finale playoff è stata la nuova San Vito Sapri, che in casa ha vinto 2-1 contro un Rofrano che dovrà così affrontare in casa lo Sporting Sala. Tra le due uscirà il nome dell'altra finalista per un possibile passaggio in prima categoria. Retrocede in terza solo il Licusati. Bene, invece adesso è il momento di dare la linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Nubi sparse, vento da est-nord-est con intensità di 5 km orari, possibili raffiche fino a 18 km orari. Temperature 12 gradi la minima e 21 gradi la massima. E anche per questa sera è tutto, vi ricordo i nostri contatti che sono 0975 20 68 28, la nostra email info@cosmostv.it, la nostra programmazione su streaming su www.cosmostv.it. A voi tutti grazie per averci seguito anche stasera, a domani con una nuova edizione. Buonasera!